pochissimi attimi alla partenza della quinta prova speciale Crodo Mozio, ripetuta per la seconda volta dai piloti. Abbiamo visto 4 prove speciali su 4 vinte da Andrea Saglio e dunque Vincenzo, la prima posizione delineata almeno per il momento, perché Saglio 14 secondi su Ridma, che non sembrano tantissimi, però ha vinto 4 prove speciali su 4. Sì, il fatto non è solamente che lui abbia vinto queste 4 prove speciali su 4, ma il fatto che il suo sia sempre stato un continuo progresso, insomma, non ha mai, nessuno fino a questo momento mi sembra lo abbia impensierito. Ecco, ti interrompo perché abbiamo proprio l'intervista realizzata da Marcello Perugini ad Andrea Saglio. Dopo 4 prove in testa alla 39esima edizione del Rally delle Valli Ossolane, allora Andrea e Anna, una prova veramente entusiasmante fino a questo momento, nonostante i problemi al primo riordino. Ma sì, siamo soddisfatti, l'auto è perfetta, noi stiamo andando bene, sta andando tutto liscio, è molto importante che la componente fortuna nelle corse, quindi al momento sta andando tutto regolarmente. Speriamo in bene di continuare così, ci sentiamo abbastanza sicuri, è un passo che ritengo che possiamo continuare a tenere senza grossi problemi, e speriamo in bene. 17 secondi su Ridman, se non mi sbaglio. Sì, mi sembra di sì, sì, mi sembra molto buono. Un vantaggio che ti soddisfa. Ma soprattutto perché è costante, indipendentemente diciamo dall'entità numerica, il fatto che comunque stiamo tenendo un passo e il distacco con gli avversari è più o meno costante. E questo lo vedo una cosa positiva. Anna, Andrea questa sera al piede caldo. Al piede caldo, sì, e soprattutto sta andando anche con molta testa, per cui mi piace quando guida così. Quindi regolare ma molto efficace. Regolare, molto efficace e anche abbastanza pulito, per cui una guida molto redditizia. Quindi un bilancio di queste prime 4 prove che ti soddisfa molto? Sì, direi di sì, stiamo andando bene, per cui speriamo che continui così. Tanino, famiglia Saglio, contenta, serena, affiatata, ha vinto 4 prove su 4, tutto liscio come l'olio nonostante quel piccolo diverbio al riordino. Non potrebbe essere diversamente, con i dati alla mano, 4 prove vinte, un distacco di 17 secondi sul secondo e senza possibilità per gli avversari di avvicinarlo se non c'è qualche problema. Poi il problema successo durante la gara è un problema normalissimo, perché indipendentemente per me da chi hai vicino, quando gliene devi dire due gliele dici, perché sono incazzature prese al momento e vanno dette anche per scaricare una certa tensione. Dunque abbiamo visto che poi, vediamo subito le altre interviste, abbiamo le immagini in diretta di Nicolini, è partita la prova, attenzione, immagini in diretta di Nicolini, prova speciale numero 5, Nicolini è partito con la sua Clio, lo vediamo subito in paese, Tanino. Sì, sta entrando nelle prime case, ho visto che sta guidando bene, pulito, rotondo, gira le curve senza chiuderle troppo in accelerazione, perciò dovrebbe rispecchiare, se è avanti così, il tempo diciamo del giorno. Partiti perfettamente alle 23.36 con Nicolini, è una prova, Tanino, davvero interessante, che questa quinta prova speciale. Sì, adesso è più difficoltoso per tutti, perché con la notte le condizioni cambiano, anche se di regola il tempo fatto durante il giorno si fa anche durante la notte, però questi piloti qui di notte possono avere problemi, perché non è più la sicurezza nel vedere tutto come durante il giorno. E questo, ecco, qui è. Ti vorrei chiedere una cosa, Tanino, perché anche tu porti gli occhiali e ahimè per leggere comincio a portarli anch'io. Il grado di questa battuta personale è che per chi porta gli occhiali, vi disturba guidare di notte? Perché Andrea porta gli occhiali, so che qualche volta ha lamentato qualche difficoltà. Ma io diciamo ho trovato l'unica comodità nel metterli con il casco, perché può dare un problema o altro, magari si appanna così, ma per il resto diciamo nessuna difficoltà, perché se ti servono devi metterli. È più problematico, ho visto, a volte avere le lenti a contatto. Attenzione Tanino, perché vediamo la seconda macchina che sta per arrivare dopo Nicolini, dovrebbe essere Bocchio con il numero 3, adesso andiamo subito a vedere. Sta andando forte anche questo qui. Sì,
perché lo vediamo, lo vedremo. Cioè di notte al limite danno la sensazione che vanno più forte, no? Perché quando non vedi la strada ma la vedi quando si illuminano, bruciano proprio i metri, ecco. Molto molto bello, sì. Bravo, professionale, bravo, 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 bravo. Le sue qualità. Sì, sono veramente spettacolari con le immagini notturne, Tanino, con queste macchine, con i fari. Sì, adesso se riesco a prendere un tempo, l'ho preso quando ha girato nel paese, con la macchina che viene dopo Bocchio, che è Ceruti. Poi vediamo un attimo, sarà Canella, quindi il distacco. Abbiamo certo. Subito i primi riscontri certo. Cronometrici per quanto riguarda la prova, e dunque abbiamo visto il passaggio di Nicolini, abbiamo visto il passaggio di Bocchio, tutti e due molto aggressivi, molto carichi, vogliono fare la differenza. Ma logico che quelli che vogliono guadagnare qualche posizione, e Bocchio è uno di questi qui, adesso devono proprio andare senza lasciare niente al caso. Stiamo vedendo qui, dopo i tornanti in paese, qui si accelera, si va subito fortissimo, siamo in attesa di vedere Ceruti che avrà che è il numero 4 con la sua Fiat punto gialla. Al primo riordino era abbastanza contento, non contentissimo della sua Fiat punto, però diciamo moderatamente soddisfatto, Vincenzo. Sì, anche perché ha detto che aveva avuto dei problemi ai freni, che è possibile, insomma, sai, in una prova come questa, sia Montecrestese che Crodo, sono fondamentali. Vediamo le luci della in diretta della quinta prova speciale. Dovrebbe essere Ceruti in questo momento in arrivo con la sua Fiat punto. Vediamo il tornante. Ecco, adesso lo vediamo subito, perché il tempo l'ho spaccato più avanti. È proprio Ceruti con la sua Fiat punto. Ecco, Ceruti mi sembra già che sia molto più lento degli altri. Ha qualche problema, qualche difficoltà, lo vediamo adesso. Perché invece queste macchine non sono andate molto bene nel campionato italiano. Ecco, Ceruti è in ritardo, esattamente lì, perché l'ho preso lì in fondo, esattamente, ecco, Ceruti qui ha preso 10 secondi, quindi Bocchio. Le Clio si confermano ancora, e Bocchio soprattutto si conferma ancora padrone in questo momento, sì. Diciamo, di questa zona di classifica, sì. Di queste prime vetture. Diciamo che mi sa che qui è Ceruti che si è andato un pelino meno, perché non essendo più abituato a guidare come una volta, è notte, è stenta andare. E quindi ritornano ancora tutte quelle caratteristiche che di notte possono fare la differenza, certo. Riflessi, stanchezza, certo, e certo. Dicendo. Certo, perché poi non dobbiamo dimenticare che le persone che corrono qua non sono abituate a correre spesso, di conseguenza fanno una fatica incredibile, e poi basta che per 2 o 3 chilometri uno s'addormenti, tra virgolette, e in fondo prende 20 secondi. Certo, quindi abbiamo proprio le immagini della quinta prova speciale di Crodo e in diretta, bellissime, dal comune Antigoriano. Stiamo aspettando il passaggio di Canella a questo punto, che è molto indicativo il passaggio di Canella. Vediamo subito, rispetto a Bocchio, a quel punto lì, che distacco, che vantaggio ha, è indicativo, perché in proporzione il distacco finale, se le cose stanno così, è santo. Cioè se qua siamo a un terzo della prova. Eccolo qua, Canella, dovrebbe essere Canella, ovviamente intravediamo solo le luci nei primi tornanti. Conosciamo subito la macchina, dovrebbe essere Canella. Qualche problema forse, Danino? Ma vedo che non va su come dovrebbe andare, cioè è lento. Anche il rombo del motore, cioè, non mi sembra molto regolare. È lento, incerto, e la macchina è ondeggiante, non è compatta come la Clio. Vediamo il paese, lo vediamo poi alla fine delle tornate. Ecco, sta pagando. Molto lento. Qua ha pagato 5 secondi. Quindi già 5 secondi rispetto a un Bocchio, qui dovrebbe essere a un terzo della prova qua, perché entrano in paese. Ecco. Anche perché Saglio ha detto una cosa molto importante, mi conforta la costanza delle prove speciali, quindi anche prendere magari 5-6 secondi, ma Canella non è mai riuscito a stare davanti a nessuno. Ecco, però vedo che Saglio, anche se dovesse mantenere questo ritmo di sicurezza, gli altri non riescono a stargli davanti. Perciò
va in sicurezza senza nessun problema. C'è da dire che Cannella non ha ancora fatto un primato, diciamo una posizione superiore a Bocchio, superiore agli altri già dalle prime prove. Sì, in questo momento che cos'è che può succedere? Che Cannella metterà l'anima, cercherà di andare il più forte possibile, ma sarà scomposto e alla fine il tempo lo castiga. Cioè uno può andare alla morte, però siccome non va pulito, non è sereno, cioè non essendo sereno guidi sporco, ti sembra di aver fatto un tempone, poi arrivi in fondo e dici cazzo, ho preso 15-20 secondi e in questa prova vediamo subito se c'è un distacco del genere, perché se prima che ha avuto problemi di gomme, no, ha preso 15 secondi mi sembra, perché Cannella ha fatto 7-16, l'altro ha fatto 7.58. Adesso proviamo 18. Subito a vedere anche il riscontro, ecco, c'è Picozzi, con l'altra Mitsubishi, dovrebbe essere il numero 7 Picozzi insieme a Protti, con l'altra Mitsubishi Lancer EV, e dunque si può subito anche vedere magari il paragone con Cannella. Sì, il paragone col Cannella è semplice perché fa solo proprio 5 secondi. Come sta guidando Picozzi, Tanino? Mi sembra normale, ecco, adesso non so darti proprio un giudizio perché di notte non è facile, ecco, è un po' problematico. Dovrebbe andare un pelino meglio di Cannella, no? Però invece non è vero, perché da Cannella ha preso 7 secondi. Quindi addirittura 12 secondi da Bocchio, certo, dunque certo. Vedi, questo vedi l'impressione, comunque, che questa vettura non è una macchina Mitsubishi adatta a questo rally. Non è che non a questo è... tipo di percorso, perlomeno. Diciamo che questi sono gruppi N, perché se la Mitsubishi fosse assettata da A7, proprio rigida eccetera, con i cavalli che c'ha su queste strade non è svantaggiata. Potrebbe essere svantaggiata su Antrona, perché Antrona, tolto il primo pezzo, poi la strada è talmente stretta, talmente piena di curve, che una macchina piccolina ha una migliore tenuta di strada, perché questa qui è lunga. Tutto lì il problema. Dunque, sempre immagini in diretta dalla quinta prova speciale di Crodo Mozio. Stiamo attendendo i piloti ovviamente che fanno classifica, ovvero anche Saglio, anche Ridman, Pastore, che davvero infiammeranno questa quinta prova speciale. Ricordiamo la Esterna 2 di Azzurra TV, la postazione di Mozio, la regia di Franco D'Amato, Loris Penoni, Alessandro Giovanella, Claudio Mucignato, riprese davvero bellissime, complimenti a tutto lo staff. E dunque aspettiamo Adriano De Cecco, la Nissan Sunny, perché Rubaldeschi dovrebbe essersi ritirato, dunque dovremmo aspettare la Nissan Sunny, che dovrebbe avere ovviamente problemi, e poi Adriano non è più un ragazzino, Tanino, quindi avrà qualche problema. Ecco, purtroppo De Cecco qui avrà dei grossi problemi, perché purtroppo avendo una certa età, fra virgolette, fra lo sforzo e il vedere bene di notte, lo vediamo proprio qua nelle immagini, Adriano De Cecco, la sua Nissan Sunny, sta andando, cioè guardando l'immagine si vede che va, poi ripeto, l'impressione non è suffragata dal tempo, adesso appena arriva lì lo vediamo, ma ecco, sta già pagando rispetto al primo e a Cannella anche. Lo vediamo passare Adriano De Cecco, poi tornanti a Mozio. Ecco, allora ha pagato 16 secondi su Nicolini, meno 5 ne ha pagati 11 rispetto a Cannella, però non è indicativo. Certo, diciamo, per la classifica diciamo così assoluta. Bisogna un attimo aspettare, diciamo, il Pastore, il numero 20. Vediamo le bellissime immagini, tra parentesi, in diretta proprio di Croda, della frazione di Mozio, davvero molto molto belle. Veramente più suggestivo. Decisamente più suggestivo. E poi volevo chiedere, approfitto di voi esperti, oltre alle difficoltà evidenti che ci possono essere, alle differenze evidenti tra il giorno e la notte, che cosa cambia per un pilota, per un navigatore anche? Per il navigatore, diciamo, teoria poco, però anche lui c'ha meno riferimenti. Mentre di giorno vede se c'è un palo, c'è un guarrail, c'è un sasso, di notte non si vedono. Cioè si vedono talmente poco che è difficoltoso. Per il pilota, se il pilota non ha la nota giusta, no, va avanti sollevando il piede dall'acceleratore, che noi lo chiamiamo il post telegrafonico, pa, 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 pa,
e lì quelli che non hanno le note giuste fanno quel lavoro lì, di conseguenza hanno difficoltà. Di giorno invece si vede anche in lontananza e allora uno c'ha l'idea della strada. Danilo, entriamo in diretta perché arriva probabilmente la numero 11 che dovrebbe essere Ottino su Mitsubishi Lancer, un'altra Mitsubishi Lancer per fare, diciamo così, un test, e l'11 sì, è Ottino. Ecco, qui io penso che fare il paragone con Cannella, diciamo, non si può, perché Ottino dovrebbe almeno prendere 10-15 secondi. Ecco, in questo momento sta pagando Ottino. Però è abbastanza vicino a Cannella, ha pagato 4 secondi. Dunque 4 secondi, non per sminuire la prestazione di Ottino, però se Cannella dà solo 4 secondi a Ottino vuol dire che in generale non sta facendo benissimo. Sì, in teoria sì, qua hanno la stessa macchina, no? La differenza di pilota c'è, però non... poi ecco qui, essendo un terzo di prova, può essere già indicativa, però i 4 secondi possono essere tanti, Certo. Vediamo ancora le immagini, siamo quasi arrivati alla mezzanotte, dunque prova quinta di Crodo in diretta su Azzurra TV per voi, dopo le 4 prove speciali vinte tutte e 4 da Andrea Saglio, lo attendiamo anche alla quinta prova speciale. Siamo arrivati alla macchina numero 11 a Ottino, abbiamo visto il passaggio del numero 1 Nicolini di Bocchio, che davvero sta facendo benissimo in questo rally, l'outsider, la rivelazione, Bocchio su Renault Clio dell'equipe Vitesse, sempre sulla Clio, è super a 1006 come Daniele Nicolini, e per lo stesso abbiamo visto in difficoltà purtroppo con la Mitsubishi Vincenzo Cannella. Però ti interrompo un attimino perché sta arrivando anche l'altro concorrente, possiamo commentare in diretta anche il concorrente che sta arrivando, potrebbe essere il numero 14 Giovannetti, l'abbiamo visto Fomarco avere dei problemi, vediamo se è lui. Sì, tra l'altro vorrei ricordare che il rally delle Valli Ossolane ormai è uno dei pochissimi rally in Italia che si corre in notturna.